quinta edizione di Ravenna 2012. Siamo qui in Piazza del Popolo e, come tradizione, accanto alle conferenze, alle manifestazioni, diciamo, più serie, più impegnate dal punto di vista, diciamo, accademico e scientifico, abbiamo tantissime attività qui in piazza. Siamo con Maria Domenica Scarpone del liceo artistico Nervi qua di Ravenna, a cui chiediamo appunto quali sono questi laboratori, come funzionano, insomma, ci racconti quali sono questi percorsi. Allora, io sono un'insegnante di discipline plastiche e inoltre sono anche, come volontariato, faccio la guardia ecologica volontaria, quindi diciamo che ho una sensibilità ecologica ormai più che ventennale, e quindi cerco di ho portato nella scuola un po' la mia esperienza, cercando di sensibilizzare i ragazzi all'ecologismo e quindi la possibilità anche di creare a livello artistico oggetti, manufatti, opere artistiche con materiali di riciclo. I ragazzi, devo dire che apprezzano e si divertono molto, perché è un modo anche alternativo per diciamo fare arte. E quindi abbiamo fatto varie esperienze in questi anni, abbiamo partecipato a vari concorsi dove c'era la richiesta proprio di elaborati con materiale di riciclo, e quindi questa esperienza ormai di anni la stiamo portando in piazza. Ci hanno chiesto una collaborazione già per il secondo anno consecutivo e abbiamo così creato questi laboratori dove ci sono gioielli fatti con materiali di riciclo, vuoi materiali naturali, plastiche riciclate, varie cose, carta, anche semplice carta con cui fanno perline, oppure cornici decorate sempre con materiali di riciclo, stanno facendo mosaico legato alla tradizione ravennate, quindi piccoli mosaici con le tessere di scarto, quindi che comunque possono avere una seconda vita, il discorso di carta di riciclo per utilizzare, fare con gli origami delle sculture e tante altre cose. Poi potete vedere anche voi nei laboratori, comunque indicativamente queste sono le cose. Quindi qualsiasi materiale, bottiglie di plastica, contenitori di vario genere possono avere una seconda vita, addirittura diventare delle cose creative. Porta matite, abbiamo usato i flacconcini che usano per annaffiare le piante, quindi questi barattoli di plastica che si usano nelle piante con questo liquido, ecco, quando sono svuotate sono flaconcini che noi li stiamo utilizzando per questi portamatite personalizzati poi dai ragazzi. Tutte queste bellissime attività avvengono sotto l'egida della cooperativa Impronte di Ravenna, giusto? Sì, noi collaboriamo, appunto c'è stato chiesto dalla cooperativa Impronte, che io conosco, insomma conosco già personalmente, e quindi si sono rivolti a me proprio perché mi conoscono e sanno che ho questa sensibilità. La scuola ha aderito con entusiasmo, vari colleghi mi hanno aiutato, quindi diciamo i ragazzi poi sono entusiasti di fare queste cose e con tanto entusiasmo hanno partecipato a questi laboratori. Ho dovuto anche escluderne perché ne avevo troppi, e quindi mi piace il fatto che i ragazzi abbiano questa sensibilità e che capiscono che possono esserci anche può esserci la possibilità di riutilizzare materiali per utilizzare la loro creatività nel loro lavoro artistico quotidiano a scuola.